Pane, Emanuela Donghi al microfono con gli ospiti Stefano Maullu, Forza Italia, e Eleonora Cimbro, Partito Democratico, per parlare di più cose. Partiamo proprio dalle amministrative, perché in questo momento sta iniziando il primo confronto pubblico tra due dei candidati alle primarie del centrosinistra. Naturalmente parliamo di Giuseppe Sala e Pier Francesco Maiorino. Noi lo stiamo seguendo in diretta con il nostro direttore Luca Levati. A breve vi sapremo dire che cosa sta accadendo. Abbiamo subito un amico che ci ha chiamato allo 0268842 230. Luca, buonasera. Buonasera, buon anno e buonasera a tutti i vostri ospiti. Grazie Luca. Buonasera. Ecco, io volevo fare due precisioni. Una quanto quello che è successo in Germania, sulle molestie che ci sono state. Io penso che la Germania abbia sbagliato ad aprire le porte così senza fare dei veri e propri controlli, perché sì, basta andare a vedere su determinati siti internet, senza fare nomi, e si vedono che molte di queste persone qui che arrivano in Germania comunque sono persone che hanno combattuto una guerra in Siria, che erano contro Assad, e comunque non sono di certo persone raccomandabili. E non è una cosa così, è successo, è un vero e proprio attacco nei confronti del nostro modo di vivere. Poi volevo dire un'altra cosa quanto riguarda quello, le 400 euro che vengono da, che sono Per chi ospita a Milano, per chi ospita, ecco, un immigrato. Io credo che davanti a una povertà forte che è in aumento in Italia, che si vadano a fare determinate cose, cioè io dico, ma a voi lo stipendio lo paghiamo noi. Cioè voi dovete prima iniziare a pensare un attimino agli italiani che sono disoccupati, a chi ha perso il lavoro, a chi è rimasto fuori dalla casa, a chi dorme in macchina. È morto un settantenne a Sesto che nessuno lo guardava ed è morto praticamente davanti a un mercato a Sesto, e questa persona qui praticamente è morta isolata senza che nessuno andasse via a dargli, sì, una, certo, mano. Certo, ricordiamo Luca, sì. Questa è una cosa che io non sopporto più. Cioè la solidarietà va bene fino a un certo punto, però prima di tutto regole certe e espulsioni facili per chi delinque, per chi viene qui per altre cose. E poi, visto che lo stipendio ai politici di Milano e così lo paghiamo noi, prima inizia a pensare agli italiani. Va bene Luca, certo, è chiarissimo. Perché adesso iniziamo a pretenderlo questo. Sì, è chiarissimo. Ah, Luca, beh, grazie. Ti faccio rispondere subito dagli ospiti. Luca Levati mi chiede la parola per l'incontro, poi rispondiamo naturalmente al nostro amico. Luca? Un dubbio. Sì, posso far sentire un pezzo di Sala in diretta, sta parlando appunto di Milano, se volete poi magari commentate. In realtà la cosa che sto immaginando per il mio futuro non è che la immagino da oggi, no? Forse qualcuno si è dimenticato, ma io sono 7 anni che lavoro per la città e vorrei ricordare, se qualcuno si è dimenticato, che alla fine dell'Expo c'erano le code per i padiglioni. Quando ho preso in mano l'Expo non c'erano le code per pigliare in mano l'Expo, era qualcosa che tutti davano assolutamente. Entriamo in studio perché abbiamo qualche problema di audio, però insomma avete sentito Luca, sì, sta parlando sempre. Sala comunque, certo, no? Ecco, sta parlando un po' del successo di Expo, vediamo se riusciamo a sentire, se no... No, continuiamo, dopo isoleremo degli estratti, insomma, tra poco torniamo anche su questo. Sala ha detto, avete sentito, sono 7 anni che lavoro per la città, quando ho preso in mano Expo non c'erano le code, alla fine invece, grazie anche al mio lavoro, naturalmente allo staff, le code c'erano, e come a dire, Expo è stato appunto una grande cosa. Cimbro, però, per non lasciare in sospese troppe parentesi aperte, rispondiamo a Luca, al nostro amico. Io parto da lei perché è la maggioranza ovviamente, no? Si è riproposto il discorso dell'inasprimento dei criteri per l'espulsione degli immigrati clandestini che arrivano nei paesi a partire dalla Germania, no? La stessa Merkel si vede adesso un po' in bilico nel suo posto proprio per quello che è successo a Colonia. Dall'altra parte l'amico Luca ha portato un esempio vicinissimo a noi, ma come il comune di Milano pensa prima ai profughi e poi lascia sempre da parte, sto ovviamente riassumendo le parole di Luca, gli italiani, anche quelli che hanno più bisogno. Cosa si sente di rispondere a Luca a partire dalle decisioni che il governo sta prendendo in merito? Sì, allora, ma innanzitutto io credo che non si debba strumentalizzare quanto accaduto in Germania e non si debba strumentalizzare quanto accade purtroppo in tanti paesi dell'Unione Europea
a fronte di questo arrivo, diciamo, di profughi da zone, ricordiamo, dove ci sono guerre, dove ci sono persone appunto che non hanno di che vivere, che quindi si spostano per cercare, diciamo, un luogo dove vivere e stare meglio. Tra questi ovviamente ci sono anche persone che non hanno comportamenti propriamente corretti, però vorrei semplicemente ricordare che a fronte appunto di quanto accaduto per esempio in Germania, noi abbiamo quotidianamente bimbi quindi che muoiono perché non riescono a raggiungere la terraferma, e quindi su questo davvero attenzione a mettere tutto. Certo, e questo è chiarissimo, sicuramente, cioè, fa riflettere. Il tema dell'accoglienza prima di tutto è un tema morale che ogni, secondo me, cittadino del mondo deve porsi rispetto a persone che stanno peggio. Sì. Dopodiché c'è la concretezza del quotidiano, e su questo anche io lì, credo sì. che appunto scatenare, come fanno alcune forze politiche, una guerra tra poveri non sia moralmente, eticamente corretto. Cioè io non posso dire non diamo a loro perché non stiamo dando agli italiani, a parte che questa cosa non è vera, perché ovviamente il comune cerca di dare risposte a tutte le situazioni dei più bisognosi e le dà anche a queste persone. Quindi io davvero, siccome questa cosa ormai la sento dire da troppo tempo, attenzione a non fare confronti che non sono assolutamente appropriati, perché io non posso dire diamo prima agli italiani e poi diamo a loro. Io devo cercare come politico, quindi come persona impegnata moralmente, politicamente e civilmente sul mio territorio, di dare risposte ai bisogni di tutti i cittadini e anche di coloro che chiedono all'Italia, in questo caso, ospitalità. Certo. Poi ci sono anche coloro anche che per rispondere alle emergenze, ma questo ricordiamo perché questa riguarda l'emergenza. Anche gli italiani, cioè voglio dire, quindi davvero non identifichiamo poi no, assolutamente e questo, diciamo, i profughi che con coloro che compiono, ha diciamo, fatto sicuramente riflettere. È ovvio, no, che poi non ci si deve basare su queste cose, però Cimbro, anche lei è una persona al di là della politica, no? Che ovviamente può darci risposte diverse rispetto a un cittadino normale, però è ovvio che quando poi si sente ci sono 18 profughi tra quelli che hanno la notte di Capodanno seminato terrore e panico nelle strade, nella piazza di Colonia, allora magari un ascoltatore come Luca, come tanti altri, può dire ecco, noi diciamo ok, i profughi vanno accolti perché arrivano da zone di guerra, però magari con più controlli, perché tra di loro ci possono essere anche persone che non si comportano in modo proprio appropriato. Assolutamente, ma mi pare che lì la situazione sia sfuggita di mano proprio quella sì. sera, cioè quindi vuol dire infatti che c'è un problema, anche c'è un problema controlli che della polizia, inerisce sì. diciamo la sicurezza, e questo non è un problema solo della Germania, perché tanti altri paesi hanno problemi a gestire delle situazioni, diciamo, dove ci sono grandi masse umane che si spostano, che festeggiano, che si muovono e che esagerano, no? Certo, mi viene da anche pensare anche a quello che avviene negli stadi, per esempio. Sì. Io non penso che i cittadini italiani che commettono, diciamo, qualche atto che merita una punizione negli stadi siano persone che in quei contesti si può perdere anche certo. il controllo, ci deve essere una sicurezza all'altezza di quell'emergenza. Infatti. Quindi lì è stato un contesto, diciamo, anche particolare che ha scatenato una situazione che non è stata gestita. Infatti, il capo della polizia, lo ricordiamo, però è un problema sospeso. Di sicurezza, non un problema di profughi. Sì. Sono due cose diverse. Beh, anche in me. Italia lamentiamo sempre la mancanza di controlli efficaci, no? Poi rimanda tutto lì, ma non riguarda quindi italiani o profughi, certo, cioè è un problema certo. che riguarda tutti la sicurezza, i cittadini. Ma sì. Io francamente non sono d'accordo per una sommatoria di eventi, intanto perché questo è accaduto a Colonia, a Düsseldorf, a Zurigo, è accaduto in altre parti sì. d'Europa, è accaduto con le stesse modalità, Salisburgo, le sì. modalità di branco e di un branco di persone che andavano ad attaccare le donne. Ma questo significa non semplicemente sicurezza, significa un rapporto culturale completamente diverso da quello che proponiamo noi con l'altro sesso. Esiste proprio una mancanza concettuale di rispetto verso la donna da parte di chi arriva da questi paesi, dove ovviamente l'Islam non predica un concetto di parità assoluta tra uomo e donna. E oltre a questo va detto un'altra cosa, che noi ci ritroviamo a dover accogliere di tutto, chi scappa dalla guerra, le frange più disperate e ignoranti, perché questo va detto, perché chi arriva poi in Europa non lascia sicuramente situazioni di grande benessere, perché chi appena la possibilità di sostentamento sta lì e non viene qua, e quindi dobbiamo gestire un problema religioso, culturale e un problema di sicurezza e di accoglienza. Ecco, io credo che da questo punto di vista lei dice messo tutto insieme certo, è una miscela esplosiva. Se poi a questo aggiunge un altro dato, che nonostante UKR, il Presidente della Commissione, chieda la possibilità
di ripartire i profughi in maniera adeguata. Ci sono parti dell'Europa, l'Italia in primis, dove ci si è fatti carico di una quantità evidente poi anche nelle nostre strade di profughi, va, chiamiamoli così. In Germania è accaduto lo stesso, altri paesi dell'Europa non hanno invece ritenuto di dover farsi carico di questo problema. Questo è un problema enorme ed è un problema proprio che va risolto alla radice, così come credo che sia assurdo, ma l'ho detto in tutte le riunioni e dove è possibile farlo anche in forma scritta, credo sia assurdo dare 3 miliardi alla Turchia quando poi la maggioranza dei profughi ormai sta arrivando dalle frontiere turche, greche e dai Balcani, complice anche il fatto che siamo in inverno e quindi fare dei passaggi su acqua, quindi attraverso il mare, diventa impossibile. Beh, certo, perché poi, il mare è mosso. Insomma, ecco, quindi, ma lei che rappresenta l'Europa qui stasera, no? Eurodeputato, vede in bilico adesso il ruolo della Germania o comunque la tenuta del governo di Angela Merkel? Ma io credo che ci saranno e ci sono dei grandi problemi. Perché poi il passo del gambero, il passo del gambero della Merkel nei mesi scorsi è stato evidente. Prima dice li accolgo, poi di fronte alla parte più reazionaria del proprio partito ha deciso di fare una marcia indietro e ci ha lasciati col cerino in mano. Ma guardi che sono una serie di fenomeni che, se non governati, non è che portano a una situazione migliore nei paesi che contestano l'Europa, porteranno a una situazione globalmente peggiore per tutti noi, perché quando la Repubblica Ceca dice che non vuole accogliere più nessuno, diventa un problema, e siccome non credo che esista la possibilità del filo spinato di fronte a una marea umana di disperati, bisogna trovare delle soluzioni, certo, intelligenti. La prima fra le soluzioni è quella di trovare la maniera di aiutarli lì e non